è ufficiale, siamo matematicamente nei playoff. Benissimo così, un risultato insperato. Io in cronaca, insomma, ho fatto un attimino il resoconto statistico, insomma, da quando siete entrato alla guida della squadra. Sono stati comunque conseguiti 35 punti, facendo una sono 2.33 punti a partita. Avendo fatto la proiezione, mi sono divertito a fare la proiezione, insomma, sulle 24 gare, perché chiaramente sono 26 ma ci sono due riposi, la Virtus avrebbe chiuso a 56 punti, avrebbe significato promozione diretta. Sì, è vero, siamo riusciti a fare un buon rullino di marcia. Forse la partita di oggi è una partita che non bisogna, diciamo, considerare in termini di media punti, perché abbiamo giocato contro una grandissima squadra, contro dei grandi giocatori, abbiamo giocato a risparmio per evitare di incorrere in qualche ammonizione nei nostri giocatori diffidati. Andava bene così, dovevamo solo gestire il risultato degli altri. Io credo che questa sia una cosa importante, perché quando si riesce addirittura a gestire solo il risultato degli altri, pur perdendo, penso che abbiamo fatto un grosso risultato. Ma sono arrivato qua 4 mesi fa, era un po' titubante, ho trovato una squadra per certi versi smarrita, lontana da qualsiasi obiettivo. L'obiettivo più, diciamo, importante per questa società era la salvezza. Ma al momento in cui ho iniziato a lavorare ho trovato subito un grandissimo gruppo, dei grandissimi ragazzi, si è creata una grande fiducia nei miei confronti, e questa è una cosa importante e ringrazio loro per questo. E il lavoro ci ha premiato, ci ha portato a questi playoff che sicuramente per questa società è un risultato importante. Adesso però non dobbiamo fermarci, non dobbiamo cullarci il risultato, dobbiamo iniziare a lavorare meglio, più di prima, per conseguire il miglior risultato possibile. L'unica nota stonata forse è l'infortunio di Manieri, resta magari un po' di rammarico, perché ho visto Fondicelli che era pronto a subentrare al suo posto. Esattamente, proprio un istante prima del cambio. Purtroppo adesso abbiamo una sosta una settimana, speriamo di recuperarlo, perché Manieri è un giocatore fondamentale anche per il mio gioco, ma è un giocatore importante per questa squadra. Nei playoff adesso tutti i livelli, diciamo, si equivalgono, per cui abbiamo la seconda in trasferta. Pare che sia Messina, per cui sicuramente non sarà un campo facile, ma dobbiamo rimanere sereni, abbiamo fatto tanto, adesso è un nuovo inizio, è l'ultima ma non è l'ultima, adesso iniziamo e credo che sicuramente possiamo continuare a fare bene. Manieri, Mainolfi e qualcun altro, ho trovato giocatori che si sono messi a disposizione subito, hanno sposato ovviamente, condiviso le mie metodologie, seppur un po', diciamo, dure, capisco che ho richiesto a loro un impegno notevole, ma gli obiettivi che io mi ero prefissato con la società erano questi. Forse non mi bastava la salvezza, ho riconosciuto subito la possibilità dopo qualche settimana di poter fare bene, e quindi ho chiesto loro il massimo impegno anche in termini di tempo, perché non dobbiamo dimenticare che abbiamo a che fare ancora con giocatori che hanno anche una vita lavorativa, per cui in termini di tempo e di applicazione non è stato semplice. Si sono messi a disposizione e i risultati si vedono. Credo che al momento siano giocatori determinanti per questa società. Sì, io vorrei ringraziare in particolar modo al pubblico che ci ha sempre sostenuto, anche se oggi abbiamo perso, ma in realtà per noi oggi era una partita, diciamo, che andava giocata così. Vorrei comunque invitare il pubblico a venirci a seguire nella prossima gara, che sarà per noi una gara importante.